Buonasera a tutti, mi si sente? Sì. Intanto grazie a Fabio per questa presentazione che ovviamente non può che mettermi in imbarazzo e mi mette in salita in tutta la serata. Cercherò di non deludere le vostre sue aspettative e parlando di un argomento che effettivamente ci è abbastanza familiare qui a Frascati, cioè la luce laser e la produzione di luce laser, soprattutto con i nuovi sistemi che abbiamo a disposizione. Ovviamente è un argomento vastissimo. E non potevo che fare una scelta personale, quindi in un certo senso questa corrisponde alla mia versione dei fatti, no? Di quello che è successo in questi anni e succederà nel futuro. E quindi ho selezionato una parte storica, un breve accenno storico per capire come si è evoluta la fisica del laser, e poi cercherò di concentrarmi su quelli che invece sono i laser del futuro, che sono anche molto diversi da quelli che stiamo utilizzando in questo momento. E che offrono delle potenzialità ancora maggiori rispetto a quelle che già si conoscono. E se vogliamo dare uno sguardo veloce alla storia del laser, come tutte le belle storie interessanti della fisica moderna, si comincia con Einstein. Einstein, siamo nel 1917, quindi lui ha già sviluppato tutta la sua teoria della relatività, sia speciale che generale, stava già, insomma, tirando un po' le somme della sua lunga attività e contemporaneamente si stava sviluppando quella che è nota come la meccanica quantistica, la fisica alternativa che stava nascendo in quel momento del mondo subatomico e verso la quale Einstein è sempre stato un po' riluttante, cioè non l'ha mai accettata fino in fondo, non era basata su equazioni classiche deterministiche come quelle che comunque sono presenti nella relatività. E comunque, essendo una persona curiosa, prende in mano le equazioni disponibili a quel momento, è un po' come quando noi facciamo un sudoku, lui si mette lì, fa qualche calcolo e vede che nello studio dell'emissione di radiazione da parte di un atomo emergono dei termini che non erano ben chiari fino a quel momento, applicando lo stato dell'arte della meccanica quantistica. E il suo grosso contributo, che poi finisce lì per quanto riguarda la storia del laser, ma che è la svolta, è quella di riconoscere che l'emissione di radiazione da parte di un atomo, o meglio l'interazione con la radiazione da parte di un atomo, consiste essenzialmente di tre processi: l'assorbimento di luce, l'emissione di luce, ma l'emissione può essere fatta in due modi, o spontaneamente o stimolata. Questo è il suo grosso contributo, riconoscere che nell'equazione che regola il sistema e il processo di emissione di radiazione da parte di un atomo, esiste un termine che lui chiama di emissione stimolata, che non era fino a quel momento preso in considerazione. E lo pubblica nel 1917 su un giornale di fisica tedesco e vediamo di capire che cosa consiste esattamente. Beh, a quell'epoca, come sapete, si era già affermato, insomma, il modello atomico di Bohr e le prime ipotesi quantistiche, che rappresentavano un sistema atomico come un nucleo centrale intorno al quale girano degli elettroni sui vari orbitali. Come sapete, questi elettroni, queste orbite, non sono tutte possibili, ce ne sono soltanto un numero discreto, che dipendono dal tipo di atomo che stiamo considerando. E gli elettroni possono orbitare intorno alle orbite più vicine al nucleo oppure leggermente, sempre gradualmente più distanti. In particolare, un atomo nello stato suo di riposo naturale tende ad avere tutti gli elettroni che ruotano nelle orbite più vicine al nucleo, almeno per quanto è possibile dal principio di esclusione che dice che non tutti gli elettroni possono stare nella stessa orbita. Comunque tende a riempire tutte le orbite più vicine al nucleo. Queste orbite sono separate tra di loro da cosiddetti livelli di energia discreti, appunto, nel senso che o si sta su un'orbita o su quella successiva, ma non in mezzo. Se vi disturba il termine energia, semplicemente i livelli energetici corrispondono alla velocità della particella che sta ruotando. Quanto più è veloce la particella, tanto più lontano può stare dal nucleo, perché la forza di attrazione agisce meno intensamente. Ma comunque quello che conta è che si può rappresentare il tutto su un diagramma in cui ad ogni orbita intorno al nucleo corrisponde un livello di energia. E
E1, l'orbita più vicino, E2, 3, eccetera. La cosa interessante è che l'emissione di luce, l'emissione di radiazione, avviene quando uno di questi elettroni salta da un'orbita più esterna a un'orbita più interna. E il colore della radiazione che questo elettrone emette è esattamente determinato dalla differenza dell'energia tra i due livelli a cui salta. Cioè se si trova al livello 3, salta sul livello 2 ed emette una quantità di energia sotto forma di onda elettromagnetica o di fotone pari alla differenza di energia tra i due livelli naturali. Questo avviene anche nei due sensi, cioè l'elettrone emette radiazione quando passa da un'orbita più esterna a una più interna, oppure assorbe radiazione se ha esattamente quella lunghezza d'onda, quel colore, quell'energia necessaria a fargli fare il salto tra un'orbita e l'altra. E fin qui, insomma, era tutto abbastanza noto, se non che quello che può succedere è più sottile di quanto vi ho detto. Ad esempio, considerate questa animazione che fra poco vi farò vedere. Ognuno di questi puntini rappresenta un atomo nel suo stato fondamentale, imperturbato. A un certo punto arriva una radiazione che fa eccitare l'atomo su uno stato di livello di energia maggiore. Questi puntini rossi sono gli atomi che hanno assorbito una quantità di energia elettromagnetica che gli ha fatto transire qualche elettrone su uno stato più, su un'orbita esterna. Questi stati sono per loro natura instabili. Dopo un po' decadono e l'elettrone ritorna sulla sua orbita naturale emettendo la stessa quantità di energia che aveva prima assorbito. Questo è un processo casuale che avviene un po' in tutte le direzioni. Gli elettroni assorbono ed emettono questi fotoni in una direzione totalmente casuale. Quello che ha trovato Einstein è che questo effetto non è soltanto spontaneo, sia nell'assorbimento che nell'emissione, ma può anche essere stimolato. Ovvero, se un atomo assorbe un fotone, passa a uno stato di energia superiore, e mentre è nello stato di energia superiore interagisce con un altro fotone, con un'altra onda, allora quello che succede è che l'onda incidente stimola l'atomo a emettere un fotone nella stessa direzione, nella stessa lunghezza d'onda della radiazione incidente. Quindi è come se l'interazione stimolata producesse un clone dello stesso impulso di radiazione che ha investito l'atomo eccitato. Quindi questa è una cosa interessante. Non è più un'emissione in una direzione qualsiasi come avviene nella emissione spontanea. Se viene investito in quel breve momento in cui l'atomo è eccitato, emette una copia del fotone incidente. Sempre a patto che il fotone incidente abbia un'energia pari alla differenza tra due livelli possibili. Quindi questo è il fondamento dato da Einstein in quella sua semplice equazione. Riconoscere che esiste una forma di emissione difficilmente riconoscibile, perché non sappiamo, guardando un oggetto che sta emettendo radiazione, almeno a quell'epoca, se si trattava di emissione spontanea o stimolata. E questo discorso vale per tutto lo spettro elettromagnetico. Quindi questo effetto può avvenire sia nella regione della luce visibile, che è quella che va da lunghezza d'onda tra 400 e 700 nanometri, ad esempio questo è un laser verde che ha una lunghezza d'onda circa di 500 nanometri, ma anche in regioni diverse, va verso l'infrarosso, le microonde, tipicamente quelle che si usano nelle trasmissioni, nelle radiocomunicazioni, ma anche a lunghezze d'onda più corte, verso i raggi ultravioletti, i raggi X. Quindi questo processo di emissione stimolata, in linea di principio, può avvenire ogni qualvolta un fotone interagisce con un atomo, ma anche una molecola, un solido, che ha qualche elemento in uno stato eccitato e viene quindi portato a emettere. Da questa teoria iniziale passano circa una trentina d'anni, 40 per la verità, e nel 1953 Townes e Shallow la provano, fanno veramente questo esperimento e lo fanno con un sistema che viene poi chiamato MASER, vi spiegherò poi le differenze,
E il sistema è abbastanza semplice. Si prende una scatola in cui è contenuto un gas, in particolare questa, viene innescata una scarica all'interno di questo, di questa ampolla, il gas si eccita, passa una parte della scarica, porta a transire gli elettroni su livelli più eccitati, questi atomi propagano, vengono fatti entrare in quest'altra parte del sistema e qui all'interno di questo sistema vengono eccitati da un'onda a radiofrequenza, una lunghezza d'onda appunto tipo quella dei radar intorno ai gigahertz, e durante questa interazione vengono stimolati a emettere una radiazione pari, simile a quella che li ha stimolati. E loro hanno misurato un aumento dell'energia della radiazione intorno a 1.5 GHz, con livelli di potenza bassissima, dei picowatt, quindi praticamente trascurabile, ma rappresentava una prima misura diretta dell'effetto dell'emissione stimolata attraverso l'interazione con un'onda esterna, un'onda prodotta da una sorgente di radiazione. Questo tipo di fenomeno, determinato, chiamato proprio MASER, nel senso di Microwave Amplified Spontaneous Emission of Radiation, e in questo dispositivo è rimasto inutilizzato per molto tempo, perché già esistevano sorgenti di radiazione intorno al gigahertz molto più potenti, molto più tascabili, tutte quelle che erano state sviluppate durante la guerra per i radar. Ma la cosa interessante è stato che presto, una decina d'anni dopo, alcuni astrofisici hanno osservato che una radiazione simile poteva provenire dallo spazio. Avevano fatto delle misure intorno a una nebulosa con una grande antenna in grado di percepire le onde, le radiofrequenze, e avevano osservato che in certe condizioni si osservava un'emissione molto ben definita, su una lunghezza d'onda molto particolare, non su tutte le lunghezze d'onda possibili, che veniva amplificata probabilmente dal passaggio di un'onda di radiofrequenza all'interno di una nube di gas interstellare portata a uno stato di eccitazione dai raggi cosmici, dall'interazione col resto dell'ambiente galattico, e avevano evidenziato questa chiarissima emissione su una frequenza tra i 20 e i 90 GHz. E l'avevano proprio interpretata come un'altra prova di questo effetto naturale che avveniva anche su scale cosmiche. Siamo comunque sempre nell'ambito di lunghezze d'onda importanti per la dimostrazione sperimentale di questo concetto, ma di poca applicazione, perché a parte questa interpretazione di alcuni fenomeni astrofisici, un MASER non aveva grandi applicazioni in quell'epoca. Arriviamo così nel 1957, quando un tale Gordon Gould cerca di capire se questo tipo di interazione poteva essere portato almeno alla luce visibile. Per fare questo bisognava ovviamente cambiare dispositivo, quello che era stato utilizzato con una sorgente di radiofrequenza era non adatto allo scopo, perché era necessario avere una sorgente di luce di lunghezza d'onda più corta per poter eccitare lunghezze d'onda più corte. Ma la cosa importante è che nel suo lavoro di tesi, nel 57, per la prima volta compare scritto il termine laser. Laser come light amplification by stimulated emission of radiation. Questa è la prima volta che le equazioni di Einstein e la teoria, che comunque si era poi sviluppata da quel punto, viene presa seriamente in considerazione e si inventa un sistema che potrebbe portare all'emissione di radiazione visibile, che già sarebbe stato un passo non indifferente. Questo fogliettino è storico non soltanto da un punto di vista della fisica, ma anche da un punto di vista legale, perché intorno a questo fogliettino poi si è sviluppata per 30 anni una battaglia legale tra Gould e i successivi inventori del laser sulla rivendicazione di chi per primo avesse veramente ideato e inventato il laser. Alla fine anche lui, dopo 30 anni, gli è stato riconosciuto questo privilegio ed è entrato, insomma, giustamente nella storia della fisica del laser. Ma ci insegna anche che
ve lo dico questo per esperienza personale, l'ambiente dei laseristi è particolarmente litigioso. Cioè non so perché, ma le persone che si occupano di laser hanno una tendenza conflittuale abbastanza forte. Sono tutte persone vulcaniche, magari con una certa passione in quello che fanno, ma spesso avvengono dispute scientifiche, naturalmente, ma molto veementi. E questa, in effetti, è proprio la prima documentata. Ma qual è stato il grosso salto che ha fatto fare Gould per arrivare al laser nel luce visibile? Non bastano l'emissione stimolata, come aveva dimostrato Einstein. C'è un'altra componente estremamente importante se si vuole amplificare a un livello ragionevole la luce che viene emessa. Ed è quello che introduce proprio Gould, la possibilità di utilizzare degli specchi per generare una cavità ottica. Cosa succede? Riprendiamo il sistema precedente. Supponiamo di avere portato i nostri atomi in uno stato eccitato. A questo punto loro emettono spontaneamente i primi fotoni e i primi fotoni che emettono possono andare in tutte le direzioni, anche in questa, anche in quell'altra. Però quelli che se ne vanno in direzioni strane si perdono, vengono assorbiti dalle pareti. Se però si mettono due specchi che confinano questa distribuzione di atomi, in modo tale che una parte dei fotoni emessi naturalmente possa essere riflessa e poi tornare indietro, questi fotoni stimolano gli atomi che ancora si trovano in uno stato eccitato a emettere dei cloni dei fotoni che sono stati emessi spontaneamente prima. Quindi si innesca tutto con una emissione spontanea di fotoni, ma gli specchi fanno in modo che ci sia una sorta di feedback, di interazione ritardata nel tempo, che guida gli atomi restanti a emettere esattamente nella direzione e nella lunghezza d'onda che hanno emesso allo stato precedente. E questa è la chiave. Questo è il sistema che porta all'emissione laser di alta potenza e quindi alla possibilità di amplificare la radiazione emessa e utilizzarla. C'è solo un piccolo problema da risolvere, che se mettiamo due specchi intorno a questa distribuzione di atomi non possiamo fare nulla, perché abbiamo bisogno che la radiazione possa essere estratta. Ma la soluzione qui era abbastanza semplice, bastava mettere uno specchio semi-trasparente in modo che riflettesse solo una frazione della luce incidente per poter così estrarre un pennello di luce monocromatica, quindi tutta della stessa colore, della stessa lunghezza d'onda, che dipendeva soltanto dalla differenza dei livelli eccitati del nostro sistema. E questa è stata la seconda grande invenzione, il secondo passo fondamentale. Quindi il primo è l'emissione stimolata, il secondo l'utilizzo di specchi e cavità ottiche dove far rimbalzare un certo numero di volte i fotoni. Il terzo passo, che è quello fondamentale, è quello che è stato riconosciuto in seguito, è che intanto purtroppo gli atomi nello stato eccitato restano in quello stato pochissimo. In realtà questa possibilità di fare un feedback, di fare reinteragire gli atomi con un'onda che sta fatta rimbalzare, riflettere su uno specchio, purtroppo è troppo lungo il tempo che trascorre e intanto tutti gli atomi si sono disecitati, sono ritornati sullo stato di livello fondamentale e non c'è più possibilità di stimolarli a emettere come ci piace. Allora si è capito che per poter far operare un sistema come questo era necessario giocare tra tre livelli, tra tre orbite. Gli elettroni si trovano in uno stato fondamentale, vengono stimolati ad assorbire energia, illuminandoli con una sorgente esterna di bassa potenza, in modo tale che assorbendo un'energia pari esattamente alla differenza di energia tra lo stato 1 e lo stato 3, gli elettroni transiscano tutti sullo stato a energia più alta. No, non tutti, insomma, una buona parte sullo stato più alto. In realtà una parte di elettroni resta sempre sullo stato fondamentale e una parte resta su quello a energia superiore. Se io continuo a illuminare
questo atomo con una radiazione con questa lunghezza d'onda, di fatto è vero che eccito un po' di elettroni a salire al livello 3, ma contemporaneamente li stimolo a tornare giù sul livello 1. Quindi il bilancio alla fine è nullo. Tanti elettroni porto su, tanti li riporto giù, è un sistema che non funziona molto bene. Quello che si è capito a un certo punto è che se io introduco un atomo che ha 3 livelli, ad esempio, gli elettroni che salgono allo stato più eccitato poi decadono rapidamente su un livello intermedio e lì restano perché la pompa, la radiazione che viene utilizzata per eccitare non è risonante, non ha la lunghezza d'onda giusta per farli transire al basso, e in questo modo, in questo atomo a 3 livelli, si riesce a far aumentare il numero di atomi eccitati su questo livello 2 e contemporaneamente non interagire con la radiazione incidente. A questo punto gli elettroni decadono, a un certo punto sono più gli elettroni sullo stato 2 che sullo stato 1, e quando decadono emettono la radiazione laser che ci interessa. Quindi il grosso passo finale per la realizzazione del primo laser è stato proprio quello di utilizzare l'emissione stimolata all'interno di una cavità ottica, ma con la possibilità di far fare uno step intermedio agli elettroni, quindi portarli prima a energia più alta, farli decadere su un'energia intermedia e da lì sfruttare l'emissione di radiazione. E da queste considerazioni teoriche si arriva al primo laser, il primo vero laser. La sua data di nascita è il 1960, e il signor Meyman, usando un cristallo di rubino, che è quello rosso che vedete qua dentro, messo all'interno di questo particolare lampada al neon, che serve proprio per stimolare l'assorbimento degli elettroni, ha realizzato, e all'interno di una cavità ottica, ha realizzato il primo laser funzionante della storia. Qui semplicemente all'interno di questa spirale, questo vetro a spirale, c'è un gas, una scarica elettrica fa sì che questi atomi vengano portati a uno stato eccitato ed emettono radiazione intorno al verde. La radiazione verde, ma non laser, emessa da questa lampada, tipo le lampade al neon, produce un'eccitazione dei livelli dello stato del rubino, ha un atomo a 3 livelli pure questo, che quindi transiscono al livello superiore e poi decadono tutti insieme producendo l'effetto laser all'interno di una cavità ottica. E questo è, nel 1960, il primo laser a una lunghezza d'onda intorno ai 700 nanometri, quindi quasi rosso, con una potenza non del tutto trascurabile, una decina di kilowatt, e con impulsi che duravano qualche microsecondo. La fortuna di Meyman è stata anche questa poco apprezzata inizialmente. Lui aveva mandato il suo lavoro entusiasta, perché effettivamente era il primo laser visibile della storia, a una famosa rivista internazionale, Physical Review Letters, che però glielo bocciò, diceva che questo non serviva a niente, non era una cosa di interesse per la fisica di quella rivista, e riuscì soltanto alla fine a farlo accettare da Nature, che è un'altra rivista prestigiosa, ma solo come una breve comunicazione. Vedete, questo è tutto l'articolo pubblicato nel 1960 da Meyman per spiegare i suoi risultati. Quindi all'inizio il laser venne accolto veramente con grande scetticismo, e si riprende questo sapore, insomma, questa diffidenza, anche in questa intervista che potete trovare su YouTube, che qualche anno dopo Meyman fece con una giornalista televisiva. E qui più che l'audio è importante guardare anche gli sguardi, no? Se notate, l'intervistatrice cerca di capire come funziona questo laserino che aveva appena prodotto qualche anno prima Meyman, e lui lo spiega tutto preso, come se fosse un giocattolo di cui va molto fiero, e lei però continua a guardarlo con un'aria scettica, finché si arriva alla domanda finale, ovviamente, e lei chiede al nostro scienziato: ho capito, vabbè, è semplice, metto questo lì dentro, scarico, ma a che serve questo benedetto laser? E la risposta effettivamente fa vedere che anche lui si sentiva quasi in colpa di averlo inventato, no? Dice,
Ma sì, io ho provato a mettere una lente davanti al laser, l'ho focalizzato in un puntino e sono riuscito a fare un buco in una lametta da barba. Vabbè, se è questo che serve per fare, se questa è l'utilità del laser, effettivamente non siamo messi tanto bene. Però, insomma, diciamo, questo suo primo esperimento l'aveva talmente entusiasmato che voleva utilizzare addirittura il Gillette come unità di misura della potenza laser, no? Quindi la quantità di laser, la potenza necessaria per forare una lametta da barba Gillette era quella che secondo lui poteva essere presa come riferimento. E altri, scettici anche loro dell'attività e della scoperta, avevano addirittura proposto di chiamare, il laser, non Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation, ma loser, Light Oscillator by Stimulated Emission. Però, insomma, il contenuto, l'ambiguità di questo termine era abbastanza chiara. E vabbè, questo era lo stato delle cose all'inizio. Ci dice anche però che a volte studiare cose apparentemente inutili e senza applicazione immediata possono invece portare poi delle rivoluzioni totalmente inaspettate, perché nel giro dal 60 sono bastati 15 anni per poter cominciare a vedere applicazioni incredibili della radiazione laser. E quindi molte volte quando si critica l'inventore giocatore che inventa piccoli dispositivi, piccoli o grandi dispositivi apparentemente senza scopo, bisognerebbe ricordare i molti esempi nella storia della fisica in cui da invenzioni di questo tipo si è arrivati poi a cose molto più importanti. Ma allora, in fin dei conti, quali sono le caratteristiche del laser che lo rendono così importante e diverso dalle sorgenti di luce normali? Beh, le proprietà di un laser rispetto a una lampadina normale sono sostanzialmente queste tre. Le prime due sono evidenti, sono note a tutti. Ad esempio, un laser produce una luce monocromatica, nel senso che produce un solo colore che dipende dalla differenza di energia tra i livelli eccitati, mentre una lampadina produce una radiazione che ha uno spettro molto ampio. È bianca proprio perché è la sovrapposizione di tanti colori, non è soltanto uno. Se fate passare la radiazione di una lampadina attraverso un prisma di vetro, vedete che riconoscete la separazione delle righe, perché ciascun colore propaga con una direzione diversa all'interno del prisma, quindi potete analizzare lo spettro di emissione della lampadina. Se fate lo stesso esperimento con un laser, vedete che misurate un puntino, è soltanto una riga ben definita. La seconda proprietà è la direzionalità. Grazie a quel gioco di specchi e di possibilità di confinare la radiazione e forzarla a essere messa in una direzione ben precisa, il laser produce una luce, come quella che ho in mano, che conserva una direzionalità per lungo spazio e lungo tempo, cosa che invece non succede, fortunatamente, a una lampadina che deve illuminare una regione molto più ampia. Ma il laser ha una terza proprietà, che è meno diretta da comprendere, ma che invece è importante per le applicazioni, che è la cosiddetta coerenza. Cioè, una lampadina emette tanti quanti di radiazione, tanti fotoni, in direzioni e soprattutto in fasi diverse. Se guardate la rappresentazione di queste onde, insomma, emesse da una sorgente naturale, la fase dell'oscillazione è del tutto casuale, diversa da uno all'altro, sia da un punto di vista temporale, sia da un punto di vista spaziale. Cioè, varie regioni cono di luce emesso dalla nostra sorgente hanno onde elettromagnetiche che oscillano con fasi diverse tra di loro. Questo non è più vero in un laser, cioè le onde emesse da ciascun atomo non solo hanno tutte lo stesso colore, la stessa lunghezza d'onda, ma hanno anche la stessa fase di oscillazione, oscillano tutti insieme, non in modo disordinato come avviene in una sorgente naturale. E questa è una delle proprietà che vengono sfruttate più spesso nelle emissioni di radiazione. E lo fanno una sorgente preziosa, perché, come ben sapete, poi le applicazioni del laser sono diventate infinite, no? Dalla
Sì, è vero, come diceva anche Mayman, si può usare un laser per tagliare, si possono fare, se si ha sufficiente potenza, perforare lastre di metalli e lavorarle con una precisione al di sotto dei micron. Sono utilizzati nelle comunicazioni su fibra ottica, come scanner nei supermercati, come laser point che ho in mano. Possono servire per stampare microchip per i computer, per gli iPhone, per i cellulari. Possono essere utilizzati per leggere i compact disc, questo solo per dare qualche esempio. Sono utilizzati negli spettacoli di luce, in medicina, che può servire per curare alcuni tumori, ad esempio dell'occhio, e come vedremo anche più avanti, in sala operatoria. Servono per la sicurezza, sia per gli allarmi. E poi, ad esempio, un esperimento interessante, questo è da ricordare a chi sostiene che non siamo mai sbarcati sulla Luna, che sulla Luna è presente uno specchio che riflette un impulso laser che viene mandato da Terra e quotidianamente si può ricalcolare e verificare la distanza tra la Terra e la Luna, semplicemente valutando il tempo di propagazione e di riflessione dell'impulso, e può servire per molte applicazioni anche sulla Terra di misure di distanze. E poi i laser ormai sono da laser tascabili a laser giganti, come quello che vedete in questa figura, che è un laser presente a Los Alamos e che produce potenze estremamente elevate che possono essere utilizzate anche per la produzione di energia attraverso fissione nucleare. Qui a Frascati abbiamo anche noi un nostro laser che è di abbastanza di media potenza, che ha una, fino a poco tempo fa era il più potente in Europa, adesso ci stanno, come dire, altri istituti che ne fanno uso, ed è il Laser Flame, che forse avrete visitato o potrete visitare in futuro. Come vedete ha una dimensione rispetto ai 4 cm del laser di Mayman molto più grande. Questo ovviamente perché produce segnali di potenza più elevata, intorno ai 300 terawatt, quindi parecchi ordini di grandezza superiori ai primi laser. La potenza è talmente elevata che la dimensione del fascio laser emesso, la dimensione trasversa, è dell'ordine dei centimetri. E questo non perché non si possa fare più piccolo, ma se lo facciamo più piccolo, la densità di energia aumenta talmente tanto che buca gli specchi, buca tutto quello che incontra. Quindi questo tipo di laser deve essere fatto in modo tale da generare impulsi di radiazione di diametro molto grande, come in questo caso, per diminuire la densità di energia e soltanto al momento dell'utilizzo deve essere focalizzato su un bersaglio che magari vuole essere distrutto, magari vuole essere eccitato con una sorgente di alta potenza. Lo schema forse non vi dirà molto, ma anche qui c'è una serie di laser che servono per eccitare il cristallo, che in questo caso è un titanio zaffiro, su uno stato in cui gli elettroni si trovano a uno stato eccitato, dopodiché emettono coerentemente radiazione attraverso una serie di stadi di amplificazione e poi questa radiazione viene trasportata in sale sperimentali, che sono in prossimità del laser, una proprio al di sotto del sistema laser e un'altra in un laboratorio più lontano. Cosa ci facciamo con questo tipo di laser? Beh, questo laser che viene trasportato appunto dall'alto verso una camera sperimentale in un bunker sotterraneo, viene utilizzato per fare esperimenti di nuove tecniche di accelerazione. Questo è un laboratorio in cui è importante e utile accelerare particelle ad alta energia, però purtroppo gli acceleratori moderni sono enormi. Se avete presente LHC o i futuri progetti, sono macchine da decine di chilometri di lunghezza. Questo perché la capacità di accelerare le particelle è limitata. Non si può accelerare alla massima energia qualche TeV, una particella in pochi metri. Con le tecniche che abbiamo a disposizione ora servono chilometri di acceleratori. Con un laser di potenza, forse questo può essere superato. E l'esperimento che è stato fatto anche qui e che sta
in questo momento rappresenta l'avanguardia della ricerca negli acceleratori di particelle, sfrutta proprio un fascio laser, tipo quello prodotto dal laser flame, che interagisce con un gas. Questo è semplicemente un gas, inizialmente inerte, ma nel fuoco della radiazione il laser è talmente intenso che produce una ionizzazione degli atomi presenti di questo gas, ovvero una separazione tra le cariche degli elettroni esterni e quelli interni. E si forma un gas formato da elettroni liberi e nuclei carichi positivamente. All'interno di questo canale che si forma quando il laser attraversa il gas, quello che succede è estremamente utile e interessante per l'accelerazione di particelle. Cosa succede? Questo rappresenta l'impulso laser di alta potenza che ha ionizzato il gas che sta attraversando. Ionizzato vuol dire che ha separato alcuni elettroni dal nucleo intorno al quale orbitavano. Gli elettroni, essendo particelle più leggere dei nuclei, vengono spinte dal laser in direzione trasversa e poi il laser passa. Quando gli elettroni vengono spinti in direzione trasversa, vengono poi richiamati verso l'asse dalle cariche positive che restano alle spalle. Allora, quello che succede è che sulla scia del laser, del fascio guida, si forma una regione che per pochi istanti è riempita soltanto di particelle di carica positiva, gli ioni che rimangono. Gli elettroni vengono buttati via, vengono spazzati via dalla sorgente, dal fascio laser che sta passando. E in questa regione si ha un'alta densità di cariche positive che forma dei campi elettrici estremamente elevati. E sono proprio i campi elettrici che possono catturare e accelerare gli elettroni se si trovano sulla scia di questo fascio laser. Quindi i campi che si formano qua dentro possono catturare alcuni di questi elettroni e continuamente portarseli dietro, agganciati alla propagazione del fascio laser, fino a energie molto elevate in pochi millimetri. Quindi si può riprodurre un acceleratore da qualche GeV, che di solito sono una cinquantina di metri, 100 metri di lunghezza, in un millimetro. E questo sarebbe un passo avanti enorme per tutta la fisica di base, che richiede l'utilizzo di acceleratori di particelle, ma apre anche tutta una finestra di applicazioni di alta energia estremamente interessante. Questa animazione fa vedere un po' meglio quello che succede all'impulso laser che attraversa il gas, e quello che vedete sulla coda è gli elettroni che vengono prima buttati via e poi ricatturati sulla scia e portati a energie più alte dalla propagazione del laser che sta avanti. Quindi questi sono esperimenti di punta che coinvolgono molti laboratori sia in Europa che negli Stati Uniti che in Asia, perché la competizione è estremamente elevata. Se in questo modo si riuscisse a produrre grandi acceleratori tascabili, acceleratori di alta energia ma che hanno la dimensione di questo laser pointer, si potrebbe effettivamente aprire nuovi orizzonti nelle applicazioni anche della vita quotidiana. Ma sempre nel laboratorio che abbiamo qui a Frascati, quel fascio laser viene utilizzato anche per un'altra importante sorgente di radiazione. Il fascio laser viene trasportato in un'altra sala, sempre di dimensioni trasverse, in modo tale che non danneggi il materiale che incontra, e poi viene fatto focalizzare in un punto che sta in questa regione, e in questo punto viene fatto collidere frontalmente con un fascio di elettroni che arriva invece da un acceleratore di particelle convenzionale. Questo è un esperimento che stiamo conducendo e che sfrutta il fatto che gli elettroni si comportano verso questo laser incidente come uno specchio, ma uno specchio particolare, perché non solo riflette all'indietro la radiazione incidente, ma anche la riduce in lunghezza d'onda. Ovvero, se viene fatto iniettato un laser rosso, diciamo, e interagisce con un fascio di elettroni di media energia, la radiazione che viene riflessa all'indietro ha
raggiunto la lunghezza d'onda dei raggi X. Quindi è un modo per moltiplicare l'energia. Da dove la prende? Certamente dall'energia cinetica degli elettroni. Gli elettroni vengono rallentati da questo urto frontale con i fotoni del laser e cedono parte della loro energia cinetica all'energia elettromagnetica che viene quindi portata a lunghezze d'onda più corte. E questo è un esperimento appunto che stiamo facendo anche qui a Frascati, perché non siamo ovviamente gli unici. Questo è l'apparato sperimentale che vi ho descritto. Questo è un solenoide, un magnete che serve a focalizzare gli elettroni nel punto di interazione che sta qua dietro. Qua sta lo specchio che focalizza il laser. E nel momento in cui il laser urta gli elettroni, si ha questo effetto di specchio e contemporaneamente di moltiplicazione della lunghezza d'onda. È uno specchio relativistico, per la verità, perché gli elettroni vanno a velocità della luce, e si ottengono flussi di raggi X che non sono accessibili altrimenti. La radiazione che viene riflessa non è purtroppo una radiazione laser, nel senso che non ha la stessa coerenza, la stessa direzionalità che ha un laser vero, però al momento è un modo per ottenere lunghezze d'onda molto corte. E questi flussi di radiazione, in particolare dei raggi X, come sapete, possono avere grandi applicazioni anche in campo medico. Ad esempio possono essere fatte radiografie di sistemi anche in vivo, ma la cosa comunque interessante è che la radiazione riflessa non è totalmente diffusa in tutte le direzioni, resta comunque abbastanza collimata. E questo, ad esempio, permette di fare radiografie mirate in regioni. Ad esempio, una possibile applicazione sono le mammografie. Invece di fare un irraggiamento ad ampio che coinvolga molto più della zona interessata da un possibile danno biologico, in questo modo si va a fare una precisa analisi dettagliata punto per punto. E poi ha anche altre applicazioni di ricerca. E su questo tipo di sorgenti sta lavorando un grande progetto europeo, di cui l'INFN fornisce gran parte della competenza, in Romania, dove verrà fatta la prima sorgente di questo tipo ai raggi gamma, che sono ancora più lunghezza d'onda corta rispetto ai raggi X e che possono avere applicazioni in campo biomedico. Altre possibili applicazioni, esperimenti che abbiamo fatto anche in questo laboratorio, è quello di utilizzare il laser per investigare, ad esempio, lo stato della contaminazione atmosferica. Cioè un fascio laser viene sparato verso l'alto, nel cielo, una parte della radiazione viene riflessa all'indietro da un pulviscolo, dalla particelle, da qualsiasi disuniformità presente nell'atmosfera, e in questo modo si può studiare l'eventuale presenza di materiale inquinante e semplicemente sfruttando il fatto che la radiazione che viene sparata verso l'alto viene riflessa dalla presenza di particelle, di qualsiasi tipo di perturbazione atmosferica, e in base a quanto si raccoglie su un rivelatore posto a terra si può capire la composizione degli strati interessati, perché se si parte ad esempio da un impulso molto corto temporalmente, un flash velocissimo, questo può propagare su distanze molto lunghe prima di essere riflesso all'indietro. Quindi la misura della lunghezza dell'impulso che viene riflesso già dà un'informazione sulla profondità alla quale si è propagato l'impulso laser. E dall'intensità, e applicando delle formule relativamente semplici, si riesce proprio a definire strato per strato la composizione atmosferica. Vi faccio vedere quest'ultima trasparenza per quanto riguarda i laser, chiamiamoli convenzionali, che semplicemente rappresenta un elenco di tutti i laser commerciali disponibili attualmente, con riferimento alla lunghezza d'onda, al colore della radiazione che emettono. E quindi potete vedere che i laser attuali, basati sul meccanismo che vi ho descritto prima, di emissione stimolata fra stati legati di elettroni intorno al nucleo,
coprono uno spettro molto ampio, non soltanto la luce visibile, ci sono vari tipi di laser che emettono in questo campo, ma anche verso l'ultravioletto, quindi lunghezze d'onda che vanno verso i 100 nanometri, qui vi ricordate eravamo intorno ai 700, oppure, come già avevamo visto, nell'infrarosso o nelle microonde. Ma qual è il limite dei laser attuali? Cioè di questi sistemi meravigliosi che hanno una quantità incredibile di applicazioni. Sappiamo che sono una tecnologia ben nota, appunto, sono laser commerciali. Andate su internet, sfogliate un catalogo, li comprate e li potete utilizzare. Ma intanto hanno un difetto intrinseco, che tipicamente ogni laser emette un colore solo. Io ho questo laser pointer che emette radiazione verde. Se volessi adesso utilizzare una luce rossa, dovrei cambiare dispositivo, prenderne un altro, perché all'interno c'è un cristallo diverso che emette su lunghezze d'onda diverse. Quindi già questo è un limite, perché insomma, magari certe volte vorrei avere a disposizione un laser che basta girare una manopola e comincia a cambiare colore. Può essere utile per qualche applicazione che vi farò vedere dopo. Ma soprattutto ha un limite che è molto più grave, che è quello che ha bisogno di specchi. Non ci sono santi, come vi ho fatto vedere prima, il laser funziona se è all'interno di una cavità ottica, per cui c'è una riflessione avanti e indietro. E i materiali riflettono fino a una certa lunghezza d'onda, al di sopra della quale non riflettono più nulla. In particolare non riflettono i raggi X, che sono fatti proprio per essere penetranti e non essere riflessi se non da strati estremamente o con particolari angoli di incidenza. Quindi la ricerca futura sullo sviluppo dei laser sta proprio nel cercare sorgenti con le caratteristiche del laser, luce monocromatica, direzionale, coerente, ma che metta nella direzione delle lunghezze d'onda dei raggi X. Oltretutto, un altro punto importante è che a volte è utile avere informazioni con impulsi di radiazione molto corta, per poter fare dei flash molto veloci di fenomeni che stanno accadendo. E quindi quello che ci resta da studiare è la zona dello spettro che non è accessibile ai laser convenzionali. Abbiamo detto che i laser atomici possono emettere dal millimetro fino alle centinaia di nanometri, c'è tutta questa regione dello spettro che è interessantissima, perché ci potrebbe permettere di studiare, sulle dimensioni dei virus, fare radiografie dei virus, radiografie del DNA e delle molecole biologiche, o addirittura se si arrivasse a frazioni di nanometro, a Langstrom, poter andare a interagire direttamente con le dimensioni del nucleo atomico, perché sono le distanze tipiche tra gli elettroni e il nucleo atomico. Oltretutto sarebbe bello anche avere impulsi corti, quindi questa è una regione che richiede un passo avanti, un cambiamento. Ormai con questi sistemi basati su cristalli eccitati non c'è possibilità. Fortunatamente qualche via c'è, e una prima strada si è aperta con le cosiddette sorgenti di luce di sincrotrone, di cui anche qui abbiamo un esempio. In realtà la radiazione di sincrotrone, anche questa non è un'invenzione umana, è presente anche nell'emissione da parte di alcuni corpi celesti. Ad esempio c'è addirittura l'esplosione della supernova che attualmente ha generato la nebulosa del granchio, è stata riportata anche in alcune tavolette cinesi, insomma, quando è avvenuto, ma ha lasciato dietro di sé una regione in cui c'è una forte emissione di radiazione di cui inizialmente non si capiva bene la provenienza. E facendo analisi a diverse lunghezze d'onda, si osservava che c'era questa emissione intorno a un disco, intorno a quello che è rimasto della stella esplosa, in particolare una stella di neutroni, che di per sé non dovrebbe emettere radiazione, ma nell'intorno ha tutta questa corona di luce
ad ampio spettro di radiazione. E quello che si è capito è che questa stella di neutroni, che è rimasta dopo l'esplosione della supernova, in realtà ha intorno a sé un enorme campo magnetico. E il campo magnetico, tra le altre cose, ha l'effetto sulle particelle di deviarle, fargli compiere orbite circolari, un po' come quella di questa simulazione. Se una particella carica, ad esempio un elettrone, per qualche motivo viene deviato dal suo stato di moto rettilineo uniforme, ma e comincia a curvare, compiere orbite circolari, la prima cosa che fa una particella carica, se disturbata, è quella di emettere radiazione, e la emette in questo modo, cioè lungo la tangente alla sua traiettoria parte un flusso di luce che un osservatore messo ad esempio in questa posizione riceve come un impulso di radiazione, questa dà l'intensità della radiazione emessa, e periodicamente, se la nostra particella gira intorno a una certa orbita circolare, illumina un osservatore lungo la tangente con una serie di impulsi di radiazione. Questa radiazione fu effettivamente vista anche in laboratorio quando fecero i primi esperimenti con un sincrotrone nel 47, che è semplicemente un piccolo acceleratore di particelle dotato di un grande magnete, per cui le particelle vengono iniettate nel magnete e queste cominciano a girare finché non esauriscono la loro energia, e da una degli oblò della camera in cui gli elettroni venivano fatti girare si cominciò a osservare l'emissione di impulsi, di flash, di radiazione. E da questo momento è stata chiamata luce di sincrotrone, perché osservata per la prima volta in una macchina chiamata appunto sincrotrone. Al momento questa era considerata un effetto parassita, la stessa storia del laser di Meyman, no? Ma che barba questa radiazione, che cosa serve? In realtà da un primo effetto parassita in un acceleratore di particelle si sono sviluppati poi acceleratori dedicati apposta all'emissione di luce di sincrotrone. Sono anelli, uno a Trieste ad esempio, un altro in Francia, in Svizzera. Questo forse è quella foto più carina, questa è vicino a Oxford. Queste sono macchine in cui le particelle vengono fatte circolare esclusivamente per poter sfruttare la radiazione di sincrotrone che queste particelle emettono. E come vi ho detto prima, si può studiare più in dettaglio quello che avviene, e le nostre particelle, quando passano in un arco sotteso dalla visuale di un osservatore, emettono un certo impulso di radiazione che ha una lunghezza che dipende dall'energia delle particelle, dal raggio di curvatura, ma inutile entrare in questi dettagli, ma purtroppo è una sorgente di radiazione non monocromatica. Quello che succede è che la particella emette su un ampio spettro di lunghezze d'onda e gli impulsi che vengono raccolti sono la sovrapposizione di tanti colori diversi. Questo ad esempio è lo spettro di una radiazione tipicamente di luci di sincrotrone che si estende per qualche ordine di grandezza, quindi dai raggi X all'infrarosso, tutti insieme, tutti nello stesso impulso. Però si può sfruttare questa radiazione ad esempio facendola incidere su degli specchi con un angolo di incidenza non perpendicolare, semplicemente per il fatto che un impulso di radiazione che incide con un angolo viene riflesso con angoli che dipendono dalla sua lunghezza d'onda incidente, ovvero, molto più semplicemente come si vede qui, se un fascio di radiazione bianca viene fatto incidere ad angolo molto stretto su uno di questi specchi, la radiazione viene riflessa ad angoli diversi a seconda del colore che incidente, cioè inizialmente sono tutti sovrapposti, dopo sono separati in base alla lunghezza d'onda. A quel punto è sufficiente inserire una fenditura che tagli il fascio luminoso soltanto nella regione di interesse. Ad esempio, se ci interessa la radiazione viola, mettiamo il taglio in questa posizione e si può utilizzare soltanto quel colore. E con questo vengono fatti, ad esempio, selezionati impulsi di raggi X
coprendo il resto della, della radiazione e fatte ad esempio analisi di cristalli con lunghezze d'onda dei raggi X, sono talmente di lunghezza d'onda corta che possono interagire con gli atomi che compongono un cristallo ed essere deflessi su angoli diversi, e in base all'immagine che viene proiettata su uno schermo a valle si può ricostruire la struttura cristallina che è in esame. Quindi sono indagini molto importanti per la fisica dello stato solido, ad esempio. Se vogliamo essere un po' più così, visualizzare quello che succede, questa è una tipica piccola sorgente di luce di sincrotrone, cioè è un acceleratore di particelle in cui qua è presente una sorgente, gli elettroni vengono fatti circolare all'interno di questo anellino, vedete questi magneti verdi sono quelli che fanno deflettere la nostra fascia di particelle, ci sono altre componenti che servono un po' per focalizzare gli elettroni e altri come questo per fornire un po' più di energia, ma quello che conta è che ogni volta che gli elettroni passano attraverso questi magneti curvanti emettono radiazione nella direzione tangente. Anzi, alcuni dispositivi, come questo blu che vedete messo in questa posizione, se sono fatti attraverso una sequenza di magneti deflettenti uno dietro l'altro, in modo tale che il nostro fascio sia emesso prima a sinistra, poi a destra, poi a sinistra, e compie una traiettoria sinusoidale, quello che succede è che si può addirittura intensificare l'emissione di radiazione, perché quello che viene emesso nel primo arco di traiettoria si somma a quello che viene emesso successivamente e in fin dei conti si può incrementare la lunghezza, l'intensità della radiazione emessa. E sarebbe, ecco, se noi potessimo entrare in questo laboratorio virtuale e spegnere la luce, quello che osserveremmo è una cosa di questo tipo. Qui c'ho anche messo qualcosa di sottofondo, ma non so se si sente. Quello che vedete è lo scheletro, insomma, della nostra macchina, in cui le particelle, quando passano attraverso i magneti curvanti, emettono impulsi di radiazione. Questi impulsi vengono poi incanalati attraverso questi tubi, perché loro proseguono tangenzialmente alla traiettoria che avevano iniziato, e vengono poi portati nelle camere di interazione. In particolare, vedete qua, la radiazione avviene anche attraverso quel magneto ondulatore che avevamo visto prima. Adesso seguiamo un impulso di radiazione emesso, no? Questo viene portato prima su un monocromatore in modo tale da selezionare la lunghezza d'onda che ci serve, poi viene fatto interagire con un campione, ad esempio per studiare le proprietà fotoelettriche, e si misura attraverso uno spettrometro che vedete qui a valle l'energia, ad esempio, degli elettroni emessi da questo campione. In base alla traiettoria che fanno all'interno di questo magnete si può risalire all'energia degli elettroni emessi e quindi quantificare lo spettro. Oppure può essere utilizzato per analisi a raggi X di cristalli in varie angolazioni. Questi dati vengono analizzati numericamente poi da appositi sistemi e programmi, e attraverso questi si possono ricostruire le strutture, ad esempio, di molecole biologiche. La struttura di una molecola biologica è fondamentale, perché la funzione di una molecola biologica dipende anche dalla sua forma, non solo dal tipo. E poi altri fasci possono essere utilizzati per compiere, ad esempio, analisi radiologiche mirate in posizioni ben definite. E quindi una macchina di quel tipo è piena di utenti, dalla fisica dello stato solido alla medicina alla biologia, che sfruttano la radiazione di sincrotrone. Una delle applicazioni più recenti e che mi piacerebbe farvi informarvi, perché secondo me è estremamente bella da un punto di vista culturale soprattutto, è quella che sfrutta un'altra proprietà della radiazione, che è quella che quando un'onda passa nel vuoto, di fatto resta uguale a se stessa in termini di ampiezza dell'onda e fase di oscillazione. Ma quando un'onda passa attraverso un mezzo diverso da quello in cui sta propagando, quello che succede è che
una parte dell'onda viene assorbita, quindi l'ampiezza di oscillazione diminuisce, la sua intensità diminuisce, ma c'è una parte anche dell'interazione col mezzo che fa sì che cambi la fase di oscillazione, per cui all'uscita, vedete, l'oscillazione non ha più la stessa fase dell'onda incidente. Allora, quando viene un campione tipo questo, viene illuminato da un fascio di luce che ha un suo grado di coerenza trasversa, quello che avevamo detto per quanto riguarda la luce laser, quello che succede a valle è questa deformazione della lunghezza d'onda, non solo una diminuzione dell'intensità, ma proprio una differente fase di oscillazione. Questo fa sì che le onde che vengono perturbate di più e hanno una fase diversa da quella incidente, interferiscano poi, anche in modo distruttivo, con una parte dell'onda che propaga imperturbata. E quello che si osserva a valle dell'esperimento è un andamento di chiazze la cui intensità dipende non soltanto dalla lunghezza di propagazione all'interno del mezzo, ma anche da come viene modificata la fase di oscillazione. Ed illuminando sotto vari angoli il campione, è possibile ricostruire delle immagini tridimensionali dell'oggetto in esame. Ad esempio, questo è un esempio per far vedere come se voi prendete due oggetti che hanno lo stesso indice di rifrazione, questo olio, una glicerina e questo cristallo, se mettete il cristallo all'interno di questo olio, praticamente non lo vedete più, perché non hanno lo stesso indice di rifrazione, interagiscono con la luce allo stesso modo e non vi accorgete che esistono delle presenze solide all'interno di questo liquido. Ma se voi potete analizzare anche la fase della radiazione che attraversa questo campione, quello che osserverete non è semplicemente un'immagine pressoché piatta, ma potete misurare il contrasto che si effettua attraverso l'interazione della radiazione con il campione. E questo permette di ricostruire con una precisione, un dettaglio estremamente elevato, a varie profondità, la struttura del materiale che viene investito. Questa tecnica è quella poi della tomografia assiale computerizzata, quello che avviene anche normalmente in medicina. Ma se fatto con i raggi X permette di andare a identificare dei dettagli molto più fini di quanto fatto finora. E un'applicazione molto bella, che è stata pubblicata proprio quest'anno, riguarda alcuni reperti trovati nella famosa Villa dei Papiri di Ercolano, una di quelle meravigliose costruzioni che furono distrutte dalla lava nell'eruzione del 79, e attualmente è sepolta da un strato di 20-30 metri di lava che completamente ha sigillato questa villa, conservandone però all'interno la struttura architettonica in uno stato abbastanza ragionevole. Queste, ad esempio, sono delle sale che ancora sono visibili all'interno di questa villa. E la cosa molto interessante è che in una delle stanze di questa villa sono stati trovati dei papiri. Papiri che però erano non solo antichi e quindi consumati dal tempo, ma anche proprio carbonizzati dal calore della lava che ha ricoperto. E questo è il tipico stato in cui erano conservati questi papiri. Tuttavia una debole traccia della scrittura, che tra l'altro era nera, quindi una specie di inchiostro nero su nero, difficilmente leggibile, tuttavia qualche cosa si è riusciti a fare. Il problema è che appena si toccano questi papiri, per cercare di srotolarli, si sbriciolano e quindi si perde le opere, magari di filosofia, di poetica, di chissà quali capolavori della letteratura sono conservati. Questo è un esempio di un caso ben riuscito in cui sono riusciti a srotolare una parte del papiro e cominciare a leggere i testi greci, in questo caso, che venivano conservati. Ma recentemente un ricercatore di Napoli e un gruppo francese ha provato a utilizzare la tecnica di indagine tomografica con i raggi X per provare a vedere se si riusciva a leggere qualche cosa qua dentro senza neanche aprire il papiro. Provare a fare un'analisi tomografica
della superficie che incontrava. E quello che ha trovato è questo. Questo è un papiro che viene posto sulla uscita della radiazione di un anello di sincrotrone. Viene fatto ruotare in modo da poterne prendere immagini a varie angolazioni e poi con i nuovi sistemi computerizzati di analisi dei dati a poco si è cominciato a ricostruire l'interno, anzi a vedere addirittura gli strati, gli avvolgimenti di ciascuna papiro e addirittura a selezionare la pagina di interesse, ad esempio in questo caso, e addirittura con una successiva analisi a identificare le lettere scritte, ad esempio, a questa pagina, a questo strato, e a poco ricostruire lettera per lettera, con un'analisi posteriore alla presa dati, il contenuto di questo papiro. E questi sono, ad esempio, dei caratteri che sono stati evidenziati a un certo strato. E tutto questo grazie alla possibilità di interagire in modo non distruttivo con il campione e a poco ricostruire il testo. Trovo che sia molto bella come applicazione anche dal punto di vista della conservazione del patrimonio culturale del nostro paese, anche se alla fine quello che succederà è che ci saranno molte più versioni di latino e greco da tradurre, che non trovate nemmeno le frasi fatte sui vocabolari, perché sono testi nuovi che verranno introdotti. Però in questa villa ricca di cultura, dopo millenni ci arriva qualche cosa che vale la pena di capire di cosa si tratti. Vabbè, quindi questa è la possibile alternativa, la strada che ci apre la luce di sincrotrone per completare lo spettro dei laser atomici. Però vogliamo andare ancora un po' più avanti, non ci basta una radiazione che poi dobbiamo aprire, che dobbiamo usare monocromatori per separare e trovare delle singole frequenze per utilizzare. Vogliamo una sorgente di luce, di sincrotrone, che sia veramente un laser, cioè che ci dia radiazione coerente, monocromatica, direzionale, come se fosse un laser. E questo è possibile, questo è stato fatto recentemente, sfruttando quelli che avevamo chiamato prima gli ondulatori. Sono semplicemente degli elementi che hanno campi magnetici trasversi con polarità alternata, quindi in modo tale che quando la particella entra in questo ondulatore comincia a muoversi sul piano trasverso, su una sbiciolata, ed emette radiazione che è emessa nella direzione di propagazione della particella e che continua a sommarsi man mano che procede. La cosa sembrerebbe, questo l'abbiamo già visto, no? Quello che succede anche nelle macchine di luce di sincrotrone, però in realtà sotto certe condizioni, con certi fasci molto ben ordinati, molto particolari, si instaura un meccanismo di cooperazione spontanea tra le particelle che vengono in qualche modo convinte a emettere tutte una e una sola lunghezza d'onda, in una sola direzione, tutte insieme. E questo avviene soltanto grazie all'interazione tra le particelle mentre propagano all'interno di questo ondulatore. E siccome la cosa è molto interessante, perché è uno dei pochi esempi di sinergia, di effetti collettivi tra particelle che interagiscono tra di loro, vorrei spiegarvela con qualche parola in più. Provate a considerare quello che succede quando una singola particella entra in questo campo magnetico alternato. Beh, succedono due cose. Intanto, ovviamente, la velocità della particella è inferiore alla velocità della luce. Questo è vero sempre, ma lo è in modo ancora più particolare quando la particella compie un moto trasverso, così sicuramente rallenta ancora di più rispetto alla luce che invece va dritta. Quindi quello che succede è che la particella comincia a irraggiare una lunghezza d'onda, la cui lunghezza d'onda dipende dall'energia della particella e dal passo con cui viene costruito questo campo magnetico, e questa emissione avviene soltanto fin tanto che la particella viaggia dentro il campo magnetico. Dopo propagano insieme, ma davanti alla particella si forma
questo piccolo, questo breve impulso di radiazione che gradualmente sopravanza la particella che sta entrando in questo dispositivo. E questa radiazione è veramente monocromatica, perché le sue caratteristiche dipendono solo dai campi magnetici e dell'energia della particella, e propaga in questa direzione. Però, se vogliamo avere degli impulsi di radiazione utilizzabili, non ci basta il segnale emesso da una singola particella. Dobbiamo mandargliene dentro tante, in modo che queste si sommino e possano dare un segnale ragionevole. La cosa, effettivamente, adesso scusate, salto questo che non interessa, è che quando mandiamo un fascio di particelle all'interno di un ondulatore come quello che vi ho fatto vedere, ciascuna particella agisce esattamente come il filmato che vi ho fatto vedere prima. Ciascuna emette una lunghezza d'onda, un'onda, ma purtroppo lo emette in modo del tutto casuale rispetto alle altre. Ciascuna particella emette una lunghezza d'onda che è sempre la stessa, però con una fase diversa. E quello che succede è che la sovrapposizione di queste onde con fasi diverse, quello che voi osservate è la somma di queste onde, beh, ci sono zone in cui il massimo della prima incontra il massimo di segno opposto della seconda e si annullano. Quindi in media, se voi mandate un fascio di questo tipo all'interno di un ondulatore, l'emissione che osservate all'uscita è nulla, perché si cancellano a vicenda per interferenza distruttiva delle particelle. È esattamente quello che avviene, ad esempio, è simile a quello che avviene in un auditorio come questo, quando avete un gruppo di persone che stanno applaudendo e che ovviamente emettono il suono del loro applauso in modo del tutto incoerente. Cioè, tutti emettono un suono, ma ognuno lo emette con una fase completamente diversa dall'altra, e quello che si sente è solo un rumore, non è un suono ben definito. Però ci sono situazioni in cui magari queste due persone cominciano a battere le mani insieme e danno un suono più ritmato. Queste due persone poi contagiano quelle che le stanno vicine, anzi si forma addirittura tutta una regione che comincia a applaudire allo stesso modo e con la stessa fase, con lo stesso ritmo, e l'intensità dell'applauso cresce enormemente. Cioè, alla fine quello che sentite è un applauso coerente, ed è esattamente quello che succede, che si cerca di far succedere in questi dispositivi. Quello che si vuole è che le particelle si raggruppino tra di loro in modo tale che siano distanti esattamente una lunghezza d'onda della radiazione emessa. A questo punto le particelle cominciano a oscillare tutte insieme, mentre prima ognuna oscillava con la sua fase e quindi emetteva una lunghezza d'onda uguale ma con fase casuale. In questo modo invece tutte le particelle cominciano a oscillare insieme ed emettono lo stesso colore sempre con la stessa fase. E la cosa bella è che se noi vogliamo andare ai raggi X, questa lunghezza d'onda è dell'ordine dell'angstrom, è estremamente corta. Quindi noi dovremmo preparare un fascio di particelle veramente ben ordinato, con queste strutture separate tra di loro un angstrom. E questo è impossibile, non si riesce attualmente a costruire un fascio di particelle con questo livello di dettaglio. Quello che si può fare è un fascio di particelle, una nuvola molto più lunga, sono millimetri, millimetri le tipici lunghezze dei fasci di particelle che possiamo creare, non angstrom, che sono ordini di grandezza più piccoli. La cosa interessante è che questo processo avviene spontaneamente, cioè se viene mandato un fascio con certe caratteristiche all'interno di questi ondulatori, inizialmente la struttura del fascio è disordinata sulla scala dei raggi X, ma a poco queste particelle, parlando tra di loro, si organizzano, si strutturano in fasci, come dire, si raggruppano a grappoli distanti tra di loro esattamente una lunghezza d'onda della radiazione emessa, e tutte insieme cominciano a oscillare con la fase giusta. Tutto questo avviene perché, come vi ho detto prima, gli elettroni di coda illuminano quelli che stanno davanti.
Cioè gli elettroni che stanno davanti cominciano a sentire la radiazione che viene emessa alle loro spalle e interagiscono con questa radiazione. Questa radiazione gli dice inizialmente, se ti trovi alla fase in cui ti cedo energia, li accelera un pochettino. Se è una fase in cui assorbo energia, li frena. Il risultato è che questa distribuzione viene pilotata dalla radiazione emessa dalla coda e a poco viene strutturata in modo ordinato. Si presenta come un cristallo di particelle con una periodicità pari alla lunghezza d'onda da emettere e a questo punto tutte le particelle cominciano a oscillare insieme e a emettere radiazione. Quindi un laser di questo tipo, che è chiamato laser a elettroni liberi, liberi in confronto a quelli dell'atomo che sono elettroni legati, questi invece sono liberi perché sono fasci di particelle in cui non c'è più il nucleo di mezzo, passando attraverso un ondulatore, iniziano a emettere radiazioni, inizialmente in modo caotico, quindi quello che si osserva all'uscita è un segnale debolissimo, però a poco si organizzano, si strutturano, si dicono a che fase cominciare a emettere, si forma questa struttura ordinata e la radiazione emessa cresce esponenzialmente e arriva a potenze estremamente elevate, a gigawatt. E se avete seguito quello che ho detto, non abbiamo avuto bisogno assolutamente di utilizzare specchi. In questa configurazione gli elettroni passano una volta sola all'interno di questo ondulatore e non c'è bisogno di un feedback attraverso degli specchi che gli forzi a oscillare a una fase ben definita. Avviene tutto spontaneamente in un singolo passaggio e questo permette di raggiungere le lunghezze d'onda dei raggi X che con i laser atomici sono del tutto impossibili. E vediamo adesso così un'altra raffigurazione, un'animazione che riassume questo fenomeno che secondo me è molto interessante. Allora, c'è un acceleratore di particelle, accelera il nostro fascio, quindi gli dà energia cinetica, le particelle vengono estratte dall'acceleratore e cominciano a entrare nell'ondulatore. Gli ondulatori sono lunghi, ma tanto lunghi, perché questo processo avviene su scale molto lunghe. Il fascio oscilla e produce radiazione che scivola in avanti e viene poi estratta all'uscita. Proviamo a vedere un attimo in dettaglio questo effetto di cooperazione tra le particelle. Allora, il fascio entra nell'ondulatore, comincia a oscillare, e questi poi sono elettroni tedeschi, quindi particolarmente cooperativi tra di loro, quello funziona benissimo. Vedete che questi puntini bianchi sono gli elettroni che emettono radiazione, spontaneamente. Ma questa radiazione poi viaggia in avanti e dice a quelli che stanno davanti su quale fase andare a emettere e a poco si formano queste strisce ordinate e a quel punto l'emissione esplode e si ha quello che serve per l'applicazione. Questo laser non è solo un'animazione, esiste veramente. E esiste in vari laboratori di dimensioni diverse, perché oltretutto, non vi ho detto, ma oltre a poter andare nei raggi X, ma siccome la lunghezza d'onda della radiazione emessa dipende anche dall'energia delle particelle che entra nell'ondulatore, basta che io cambi l'energia delle particelle, che cambio anche il colore della radiazione emessa. Quindi ho un laser, ho una sorgente tipo laser, quindi monocromatica, direzionale, coerente, ma oltretutto accordabile. Io posso cambiare l'energia e emettere colori diversi, magari anche durante lo stesso esperimento. Quindi questo è uno strumento potentissimo. Peccato che abbia dimensioni considerevoli. E queste sono la distribuzione attuale dei laser a elettroni liberi nel mondo. In Italia ce ne sono due, uno a Trieste e uno qui, che magari potreste visitare in un prossimo futuro. Ma sicuramente quello che è stato un po' la bandiera, perché è stato il primo, non il primo a essere costruito, ma il primo a raggiungere i raggi X, è quello che è attualmente in funzione a Stanford e sfrutta un acceleratore lineare che è lungo 1 chilometro. Quindi ci vuole 1 chilometro per poter dare alle particelle l'energia necessaria per poi emettere radiazione in un ondulatore che è lungo 100 metri. Lo vedete anche dallo spazio, se andate su Google. E questo è attualmente la punta di diamante dei laser che sono stati costruiti.
E cosa può servire un FEL, un free electron laser di questo tipo? Beh, intanto ci permette di scendere, di andare giù. Si è arrivati fin qui. Certo, sarebbe bello poi andare oltre, ai raggi gamma, però per adesso siamo arrivati all'Angstrom. Quindi lunghezze d'onda ancora più corte di quelle dei laser atomici. Ma un'altra cosa importante è che in un laser elettroni liberi si può determinare la lunghezza dell'impulso laser, può anche della radiazione emessa, non la lunghezza d'onda, la durata temporale. Possono essere fatti impulsi ultracorti, che resistono pochi femtosecondi, dei flash brevissimi. E perché è importante questo? Lo vedremo tra poco. Prima vi dico un'altra cosa. Può essere emessa radiazione, come vi ho detto, anche nell'infrarosso. L'infrarosso ha una proprietà interessante, perché se utilizzato, ad esempio, in sala operatoria, se l'intensità, l'energia che trasporta un fascio laser può servire per tagliare i tessuti, ma se ha una lunghezza d'onda ben precisa, questa lunghezza d'onda può interagire con le molecole di emoglobina e fare sì che si coagulino. E quindi nello stesso tempo uno può tagliare e coagulare l'eventuale perdita di sangue. E il problema è che ognuno di noi ha una risonanza nell'emoglobina intorno all'infrarosso, ma che è un po' diversa. Non tutti subiscono questo effetto alla stessa lunghezza d'onda. Ora, poter utilizzare un laser elettroni liberi in cui si può aggiustare la lunghezza d'onda secondo il caso, aiuta anche, ad esempio, in questo tipo di applicazioni. Questo è per dimostrare la versatilità dell'accordabilità. Ma l'altra cosa importante è la lunghezza dell'impulso. Cioè un impulso, perché è importante avere impulsi flash ultracorti? Beh, un esempio si era già avuto negli anni passati, quando c'era stata una grande disputa tra chi sosteneva che i cavalli, quando galoppano, c'è un momento in cui hanno tutte le zampette sollevate da terra, e chi invece diceva no, non è vero, ce n'è sempre almeno una che appoggia per terra. Questo perché l'occhio umano non riesce a distinguere bene quello che avviene durante il galoppo. Cioè, quello che osserva è un cavallo, ma non si riesce a capire istantaneamente come vadano le cose. Allora, nel 78, 1878, usando dei flash, i primi flash, è stata fatta una sequenza di fotografie di un fantino col suo cavallo e finalmente si è capito che effettivamente c'è un momento, vedete qua, in cui tutte le zampe sono sollevate da terra e oltretutto sono raccolte sotto la pancia, non sono distese una avanti e una indietro come spesso vedete nei quadri ottocenteschi, le scene di caccia, no? Il cavallo che corre non ha le zampe stese avanti e indietro, le ha tutte raccolte sotto lo stomaco nel momento in cui si sollevano. Vabbè, questo è un esempio di applicazione di lampi ultracorti di luce. Quello che si può fare con un laser elettroni liberi sono lampi di raggi X così corti che possono interagire con una molecola e possono attraversarla prima che questa molecola venga distrutta dal fascio laser che la sta attraversando. Se noi volessimo fare la radiografia di una singola molecola, la dovremmo illuminare con un impulso laser, ma avremmo bisogno di un'intensità elevata per poter raccogliere un'immagine utilizzabile. E questo distruggerebbe la molecola e farebbe sì che si osserverebbe un blob, una macchia. Ma se l'impulso è ultracorto, più corto della scala dei tempi che portano all'esplosione della nostra macromolecola, allora si può raccogliere un'immagine che effettivamente è riconducibile alla struttura della molecola prima della sua distruzione. E questa animazione fa vedere quello che succede nella realtà. Insomma, vengono fatte sgocciolare le molecole nella zona in cui passa il fascio di elettroni, il fascio di luce, e viene raccolta una serie di immagini che poi possono essere ricostruite per dare una visione tridimensionale di come è strutturata una molecola. Oltretutto si possono fare anche filmati della evoluzione di una reazione chimica veloce con una serie di impulsi di questo tipo. Ma mi sta facendo segno Rossana che siamo arrivati agli sgoccioli. Un'ora e mezza? Ah no, vabbè, allora
direi che a questo punto posso ricordarvi che se avete voglia di visitare questi tipi di laser lo potete fare sabato 23 maggio e vi ringrazio per l'attenzione.